Figo. Bellissimo. Buongiorno ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siamo sempre qui sulle colline di Firenze, alla fattoria di Maiano. Purtroppo oggi c'è una giornatina un po' meno soleggiata di quelle scorse, però dai, ci accontentiamo. Oggi partiremo da qui col furgone, guideremo circa una mezz'oretta. Non so ancora di preciso dove, ci sarà sempre Jacopo comunque che ci farà da guida. Ci ha detto che oggi ci porterà a fare un girettino con la bici elettrica, molto molto divertente, su un'altra trail area che gestisce lui. Quindi andiamo a vedere. Oggi temperatura molto molto più fresca di ieri. Guida, diamo una sistemata minima, dai. Come nuovo no, però meglio di prima. Adesso andiamo fino da Pro Bike Shop a recuperare Jacopo e poi ci guiderà lui, non so, la strada. Vogliamo fare benzina perché abbiamo solo un quarto di serbatoio. Eccoci, buongiorno. Siamo arrivati, buongiorno. Buongiorno Erwin. Bene, grazie. Ben arrivato nella Rincine Trail Area. Grazie, grazie. Abbiamo fatto mezz'oretta di macchina, siamo già arrivati e il meteo è perfetto. Sì, rispetto a stamattina noi che era abbastanza leggermente più soleggiato. Stiamo Erwin su un altro trail flow o una serie di trail flow. Ho già visto qualcosina salendo col furgone e mi piace questo terreno così. Oggi dividiamo mezza giornata furgonata e mezza giornata un giro trail a 1400 lassù. Faremo una crestina, mi pare. Sì. Giusto? Cresta e poi tutti i sentieri tra Faggi e Abeti Rossi. Bello, bello. Bello, così riusciamo ad alternare il giro gravel dell'altro giorno a quello enduro di oggi. Bene, pronti? Furgone lì, carichiamo i mezzi lì e andiamo. Via. Cominciamo questa giornata di riding con una salita furgonata. Chiavi, sei tu? Cioè. Guardate che boschetto di Abete Rosso. Che hai? Perché il lift è perché noi si parte ad ogni orario, anche se sei prenotato tipo fuori e non arrivi, il furgone parte lo stesso. In quel caso il tuo posto viene preso da qualcuno che è nell'area a pedalare e vuol fare casomai una o due risalite singole. Quindi il lift permette un po' di essere tipo seggiovia, perché lo puoi trovare libero. Se l'hai prenotato invece è il posto per te. Siamo l'unico. E ancora una volta Roseli ha le mani sulla bici. Devo mettere il counter. Ciao, dopo e via, ritorniamo sulla nostra Santa Cruz Cycler CC. C'ho anche il sportellino della batteria aperto, ce lo chiudo. Cosi sono i miei. Questi sono tre, ratoio, ok, scassatone, bellissimo per fare le dronate proprio su quella cresta lì tutta aperta. Qui Mega Tower Nomad Inspired, provi là. Motta, super curve, okay. 50-10 Tall Boy, Calimara, Bronson Eckler. Okay. Grazie, che figata. Questa è un po' come li ho disegnati, sì, nell'ottica di quell'aspetto lì. I nomi invece, il ratoio, Motta Trail e Calimara, li abbiamo tenuti per mantenere un po' la, diciamo, caratteristica e la storia del luogo, perché passano da delle case di contadini quando qui era tutta un'area senza alberi e di conseguenza gli abbiamo dato l'aspetto di location, non il nome, certo, inventato per il divertimento del trail. Quindi abbiamo mantenuto l'identità locale e poi gli abbiamo dato, così, per i test bike, ispirati a più o meno certi tipi di bici. Ora facciamo Calimara, poi entrando nel Motta con un collegamento, okay, che si va a fare un po' di già. E dopo invece faremo il Motta entrando nel Loca, che è un altro trail che parte da più basso. Siamo partiti ragazzi, siamo dietro Jacopo, subito un po' di radicine. Belle, figata. Oh, che figata ragazzi, il tiro veramente è studiato apposta per le bici, si vede. Pieno di spondine, altini, doppietti, tutto da pompare. Ma ragazzi, sono in maniche corte, sono le 9-10 di mattina circa a febbraio. Ma che figo è! Bellissimo! Bellissimo! Sono annusato, ci hanno fatto le strade gli animali. Wow! Wow! Puttana!
Salvata. Pensavo andassi dritta lì. Giollino di prima mattina lanciato. Si tiene di bestia. Oh, ora i doppietti qui. Madonna, che figata. Ma è bello il sentiero, tutto bello su e giù. Anche qui come in Garfagnana non si perde tanto dislivello. Pieno di curve. Sentino sulle rocce. Mantieni il flow. Oh! Oh, pieno di curve. Ti ubriaca quasi da quante curve ci sono. Assurdo. Wap. Sideline. Per Jacopo. Guardate che pump track. Che figo. Primo mini spot. Che figo. Bellissimo. Qui è stato un po' portare la filosofia del bike gym, quindi curve, però dentro una realtà più natural. Divertentissimo. Però qui ci sono due curve alla francese che abbiamo fatto per allenare un po' la gente, ma sono sempre bastardissime. Sì. Gli switchbacks. Intanto lo zio ovviamente ancora le mani sulla bici. Pericolo, no, setting. Sempre chiuso davanti. Hai fatto tre click alle altre. Yo. Oh, questo l'ho fatto brutto. Guardate, anticipo. Che figata. Uop. Bello. Sul sentiero così mi immagino Ninja Brillo. Ci divertirebbe un mondo. Sentieri veramente divertenti. Anche per i principianti. Che figata. Bella. Bella lì. Droppettino così. Jacopo va come una moto. Guardate che bello. Ma che figo. Questa è sempre la risalita. Si taglia, si fa un pezzettino pedalato che per l'enduro è stop perché ti alleni. Bello, bello. Quello che è farlo artificiale, ma facendolo sembrare naturale. Stiamo nella parte bassa del Motta, che come vedete ha cambiato vegetazione. Figo. Che figo. Jacopo sulla luna. Che trail, ragazzi. Un'altra panther qui. Viene sopra il sasso. E ancora una volta ho capito che conosco il 10% degli spot fighi in Italia. Mega sfondona. Veramente infinito. Figata. Oh, ma che figata. Sembra veramente la Nuova Zelanda qui, eh? A Rotorua, stesso terreno, stessi trail più o meno. Bellissimo. Che figo. È stata tanta l'ispirazione di Rotorua. Ma è incredibile che in mezz'ora di salita ti fai un sentiero così, così lungo. Per quello, sì. Se pensa al pedalatore, cioè sì. Se pedali poi la fai tutta a fiamma. Sì, sì, sì. Qui sono 50 metri di dislivello. E ti fai 10-15 minuti di scena. E mezzo, sì. Occhio, okay, qui c'è un saltino. Sulla luna, cazzo. Quello... E ancora. All'infinito. Girerai tutto il giorno. E siamo su. Altro giro, altro regalo. Qui, da soli, perché abbiamo ancora. Siamo ripartiti, secondo sentiero di giornata. Questa volta c'è Jacopo seguito da Ziliandre. Porca voi. E io rincorrere. Anche questo è super tornantuoso, pieno di curve, pieno di su e giù, guardate che roba. Siamo una pump track. Bosco veramente assurdo. Guardate che roba, pieno di curve veramente, una dietro l'altra.
Un altro posto che non conoscevo ma che riserva tante soddisfazioni. Oh, si è tirato su un ramo gigante. Lo chiamavano il caterpillar. Guardate che lavoro che hanno fatto qui, tutto a mano. Non so se avete mai preso in mano una pala o un piccone, ma per fare un lavoro del genere ci vuole un bel po', ve lo assicuro. Un bel po' di sudore e di vesciche e calli sulle mani. Rap. Ma che figata, iper veloce. Wop. 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 Manualino. Puttana, che hip. Oh, oh, oh. Tanta roba, ragazzi. Che trail, paurosi. E via. Si ritorna dietro a Jacopo. Il local sul local trail. Che storia. Che figata. Oh, oh. Grazie. Ora. Siamo ripartiti verso trail di giornata. Anche questo l'abbiamo meccanizzato col furgone per riuscire ad accorciare i tempi. Oh, oh. Buona, ma che figata sto sui sentieri. Diciamo nel trail che abbiamo fatto questa mattina. Oh, oh. L'uomo cavalletta. È giunto il momento, non un momento, il momento di mangiare. Hai ritoccato roba? Buon appetito. Guarda che robetta. Porchettazza. Via. Grazie. Bene, siamo ripartiti. Ci siamo fatti dare uno strappo ancora dal furgoncino lì, per riuscire ad accorciare i tempi e a farvi vedere il più possibile di questo posto. Adesso ci siamo spostati dalla trail area un po' più a bassa quota, che è più stile bike park, a una un po' più di montagna, in nature, per dei sentieri un po' più selvatici. Il caterpillar come sempre fa strada. Un po' di slalom tra gli alberi che sono caduti con la neve di questo inverno. E qui è già un po' più fresca la situazione. Quella... Infatti c'è ancora un po' di neve. Da qui, se vi affacciate guardando tutta la zona brulla, vedete quelle rocce là? Tutta quella zona lì, e poi da dove scollini e vai dentro la Romagna. Diciamo proprio il confine. Per pensare che siamo a mezz'ora, 40 minuti di macchina da Firenze, è pazzesco. Guardate che ambiente iper selvaggio che c'è. Rap. Non pensavo fosse così ripida qui. Wow! Questo è il laghetto di questa mattina. Sì, vedi il furgoncino? E lì c'è il furgoncino rosso, non so se lo vedete. Vi faccio una zoomata. Che storia! Quindi, per darvi un'idea della Rincine Trail Area, arriviamo da tutta quella cresta lassù, dove abbiamo fatto i sentieri slow. Poi si sviluppa tutta questa parte qui di, diciamo, All Mountain, e poi si riprende tutta quella cresta là, fino a quella strada bianca e oltre, si rifà tutto il sentiero che si va a fare. Che figata. Oh. 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 Neve perfetta per fare sta roba. Up, 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 up.
andare. Oh, oh, jolly! Porca puttana! Se ti ho ripreso, jolly! Ho visto la ruota davanti così e di fianco c'era tanta roba così di foglie. Ha rischiato di morire male. Non siamo partiti da lassù. Ah, da in cima? Bestia. Mi ha fatto un po' di svelo. Inizia il sentierino. Jacopo ci ha detto che hanno in progetto di fare altri 4 sentieri da qui a quest'estate. Dovrebbero scendere un paio di qua e un paio di qua. Qua è dove furgoniamo, c'è una... i piani. Un sterrato uguale a quell'altra, stessa lunghezza. Bello! Wop, bunny hop. Guardate che lavoro che hanno fatto qui. Qua c'è il cambio di bosco, siete in una pineta, ma il sentiero rimane sempre uguale, molto flow. Figo! Stare in piedi qui sembra sì. Bella saponetta, però bellissimo. Taglio diverso, un po' più veloce. Bello, ma quando state a fare un trail così scavato così? Parecchio, però sì, un inverno fai conto. E via, ripartiti. Ragazzi, che posto. Non pensavo minimamente che vicino a Firenze ci fosse un'area così. Consiglio a tutti di venire a girare, veramente tanta roba. C'è anche il servizio di shuttle fornito da Firenze Freeride. Per prenotarvi sono stati talmente avanti da creare una app alla quale ci si può iscrivere e direttamente dal telefono prenotare il posto nel furgone per venire a girare. I giri veramente aperti a tutti e a un passo da Firenze, quindi super accessibili. Anche mi viene in mente per una vacanza, per una famiglia. Qui ci dovrò tornare sicuramente d'inverno perché c'è una temperatura veramente estiva qua. Per fare la preparazione invernale, perfetto. Qui come terreno sembra molto finale ligure, vicino a Basenato. E non è finita qui ragazzi, ma ancora un bel pezzetto arrivare a Rincine. Ah, è entrata io! Passetto trail. Ma che passaggini tecnici. E mi pianto. Guardate come viaggia Jacopo. Curioso. Questo qui per allenarsi è anche una bomba, Che passaggini! Ho tirato un jolly assurdo! Mi stavo per piantare sul sasso dopo! E faccia lui! Ah, che bello! Da in cima che c'è il super flow! Qua diventa tecnico, Però quel tecnico che ti dà soddisfazione, secondo me. Che figata. Perché è ripido, ma non è quel tecnico della morte che si è attaccato via che... Sì. Ovviamente sentierino fatto anche per la salita, perché qui non è lasciato niente al caso. E i cinghiali ci sono divertiti. Questo è il paesino di Rincine, dove siamo arrivati stamattina. Se appoggi il piedino lì, Erwin, sulla pietra. E beh, che la pietra è sotto. Occhio, riprendi. Attenzione. Oh, piedi asciutti. Dritto e muovi i pedali appena. Piano. Ma vecchio.
con calma. Questa è asciutta. Sì, l'altra un po' meno. Un po' meno, però dai. Adesso risaliamo 200 metri di livello e torniamo al nostro amato Furgo. Ovviamente ci sono tutti i sentieri in questa parte bassa qui della montagna, tutti molto easy, divertenti, pieni di curvette, saltini. Poi c'è la possibilità di andare in cima, lassù, magari anche con l'aiuto del furgone per diminuire un po' il dislivello. E poi noi abbiamo fatto tutto quel crinale lì e poi siamo usciti per un sentiero fino qua sotto. Fighissimo. E siamo tornati al laghetto e al nostro transit. Inizia ad essere un po' sporchetto, eh. Bene ragazzi, giro finito, siamo tornati al nostro laghetto, al nostro furgoncino. C'è un vento mostruoso, quindi ci mettiamo qui al coperto. Trail aria veramente spettacolare, non pensavo ci fosse una cosa così in Italia. Più a sud vai, più flow trovi. Veramente, adesso ci tocca andare in Sicilia anche per un giro. È già due volte che comunque, sì. Cioè due volte di fila che continuiamo a dire non ho mai visto una cosa del genere in Italia. Ringraziamo Jacopo per averci fatto da guida. Se volete venire a girare anche voi qui, vi lascio i contatti in descrizione, c'è tutto, c'è anche l'app da poter scaricare per prenotare. E basta, noi ci vediamo fra due giorni con il prossimo video di questo tour. Se non avete visto il video di Zili, anche se dubito, ma andate a vedere anche questo video. Ricordatevi di lasciare un mi piace, iscrivervi, e accendere la campanellina. Ci vediamo.